Rieccoci per un altro video sulla ceramica. Oggi vediamo come fare gli stampini in gomma piuma. Li avete visti in qualche video precedente, li ho usati come decorazione, soprattutto con i soprasmalti, e oggi vedremo come crearli da noi. Di che cosa abbiamo bisogno per creare questi stampini in gomma piuma? Beh, di sicuro della gomma piuma, una gomma piuma come questa per riempire i cuscini. Poi avremo bisogno di un pennarello indelebile per disegnare la nostra forma sulla gomma piuma. Poi abbiamo bisogno di un taglierino per tagliare, per incidere la nostra gomma piuma, e poi abbiamo bisogno di una fonte di calore come questa per riscaldare il taglierino e quindi poi incidere la forma nella gomma piuma. Vediamo più da vicino tutto il processo per creare il nostro stampino. Allora, iniziamo tagliando un piccolo pezzo di gomma piuma. Facciamo prima un segno e poi pian piano lo tagliamo. Voilà. Una volta che abbiamo tagliato il nostro pezzo, lo dividiamo a metà per creare due stampini. Lo stacchiamo. Voilà, abbiamo creato le due nostre metà. Adesso andiamo a creare la nostra figura. In questo caso disegnerò un triangolo, e quindi disegniamo il nostro triangolo con il pennarello. Ok, ricordiamoci di lasciare un po' di spazio, e ho creato il mio triangolo. Quello che facciamo adesso è di accendere la nostra fiamma e di scaldare il taglierino fino a farlo diventare incandescente. Lo scaldiamo per bene e una volta che è incandescente andiamo a intagliare un lato del nostro triangolo. Vedete come la lama scivolerà come se fosse burro. Mi raccomando, non inaliamo questi fumi che sono abbastanza tossici. Continuiamo scaldando il taglierino e tagliando gli altri lati del nostro triangolo. Quando è pronto andiamo a tagliare l'altro lato, così andiamo dritti verso il fondo. Incidiamo l'ultimo lato del nostro triangolo, così, e se riusciamo, se è ancora caldo, iniziamo a tagliare i lati in questo modo qui. Possiamo anche strapparli con le dita. Una volta che abbiamo finito di fare le rifiniture, il nostro stampino a forma di triangolo è pronto e in teoria potremmo anche inciderne un altro su quest'altra faccia qui. E voilà, una volta creato lo stampino, siamo pronti per utilizzarlo nelle nostre decorazioni. Sicuramente possiamo usare gli ingobbi, gli smalti, i soprasmalti, i washes. Vi lascio qui sopra il link dove l'ho utilizzato con i soprasmalti, e questa volta lo utilizzeremo su un pezzo di argilla bianca per decorare con gli ingobbi. Vediamo un poco come. Allora, come prima cosa andiamo a creare il nostro ingobbio. Lo facciamo lievemente poco poco più liquido, aggiungiamo un po' d'acqua e lo rendiamo poco poco più liquido in modo che aderisca meglio allo stampino. Una volta che abbiamo preparato il nostro ingobbio, prendiamo la nostra tazza in argilla bianca, prendiamo anche il nostro stampino, e quello che facciamo è, prima di utilizzarlo, ricordiamoci sempre di bagnarlo. Quindi lo bagniamo, lo strizziamo per bene, prendiamo il nostro ingobbio e lo spennelliamo sulla superficie del nostro stampino. Una volta che l'abbiamo spennellato, siamo pronti ad utilizzarlo sulla nostra tazza. Basta imprimere lo stampino sulla tazza e vediamo le decorazioni. Basta imprimere lo stampino sulla tazza per vedere l'ingobbio che si fissa sulla tazza. Pian piano che si asciugherà, si fisserà sempre, sempre di più. Ripetiamo l'operazione, prendiamo un altro poco di ingobbio, un poco d'acqua, misceliamo bene il nostro ingobbio, pennelliamo sullo stampino e facciamo la seconda fila. Una volta che abbiamo finito con un colore, possiamo sciacquare completamente lo stampino in modo che risulti pulito, e possiamo preparare un altro ingobbio e usare un altro colore. Quando voglio cambiare nuovamente colore, sciacquo lo stampino, lo strizzo per bene,
E questo è il mio risultato finale. Avete visto com'è stato super facile creare i nostri stampini in gomma piuma? La cosa bella è che durano tantissimo e possiamo creare tantissimi effetti interessanti. L'unica cosa che dovremmo procurarci è la gomma piuma, perché probabilmente le altre le avremo tutte a portata di mano. E se non abbiamo una fiamma come questa, possiamo utilizzare anche la fiamma di una candela. Funziona lo stesso. Se siete interessati alla ceramica, andatevi a vedere gli altri video che ho pubblicato sul canale, e se questo vi è piaciuto mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Ma come fare?